che avete preso, avete vissuto un po'. Beh, non ci aspettavamo. Non ci aspettavamo perché stavamo attaccando, stavamo tenendo bene il campo. E avevamo il pallino del gioco, ce l'avevamo noi, cioè loro non erano mai pericolosi. È chiaro che se una palla buttata lì, prendi un'infilata così, è un errore singolo. E sappiamo benissimo che gli errori singoli, soprattutto in una situazione del genere, ripeto, se noi eravamo con la difesa non, che si sa muovere ormai molto bene, non lo prendevamo in gol. Mi dispiace tantissimo perché questi ragazzi meritavano almeno questa vedendo la prestazione che hanno fatto, meritavano veramente di andare a casa e festeggiare un Natale molto più tranquillo e sereno. Però ci teniamo alla prestazione, dai, e andiamo avanti. Però la svolta è la data da quando è arrivato. Tre pareggi, tre vittorie, credo che la svolta l'abbiamo data, sì. I ragazzi, visto comunque la prestazione di oggi, che siamo ancora migliorati, ancora di più anche nella fase di possesso e non solo quella difensiva, credo che comunque possiamo stare non tranquilli, ma voglio dire, possiamo guardare il futuro con un occhio diverso. Però la difficoltà di andare in gol, cioè gioco, palla la tenete, il centrocampo che era vostro, 100 punti dalla partita. Io oggi ero senza punte, oggi Temelini che non sta bene, infatti è partito dalla panchina. Avevo solo punte esterne, non avevo una punta di peso e credo che abbia sofferto un po' quello lì. E poi quando è entrato Temelin dentro, insomma, anche la presenza di Teme, un gran palo. Gli spostamenti continui di Jedi da centrocampista, da esterno, poi difensore. No, gli spostamenti di Jedi sono stati solo due, da interno e da terzino. E poi centrale, perché il mio centrale Benedetto aveva i crampi ed era un uomo fermo. Un uomo in meno, faceva danni. Ho cercato di metterlo lì, punta centrale, e magari spizza qualche palla di testa. È stato dovuto solo a questa, non è che era un cambio tattico. Il mio difensore centrale non ce la facevo più a camminare. Un giudizio su questo campionato? Ancora deve esprimere i valori? Ma credo io, la squadra che mi ha colpito di più è il Bassano. Tra le altre credo che sono squadre comunque... Se la possono giocare, sì, però non ho visto insomma la squadra che ammazza il campionato, assolutamente no, almeno per quello che ho visto io no. Massana è quello che mi ha colpito di più, quello proprio di Savona, che avete incontrato la scorsa. No, Savona no. No. Neanche qua. Neanche sì, qua. No, neanche qua. Anche se ha vinto. Neanche qua. Cioè, però faccio magari. Fa sempre delle sorprese, comunque alla lunga credo che i valori delle squadre si facciano vedere. Si parla del gran bel calcio, fino adesso non si è visto queste categorie. Quindi, infatti, ma ne puoi vedere, perché la qualità è quella. No, appunto, vede, giustamente il Savona quando venne qui, io mi permisi di dire, visto che era una posizione in classifica ottima, disse ma noi siamo partiti per salvarci, oggi si trova in parte di Venezia con tranquillità di essere in testa della classifica. Quindi è un campionato che ogni sorpresa può essere... Credo che può succedere tutto con qualsiasi squadra. Io ho vinto con la prima, che era lui del Savona, e ho pareggiato col Bassano e ho pareggiato con quando era prima. Ed erano prime, sì, il Bassano quando sono venuto da me, poi il... Figlione, capito? Quindi può succedere di tutto, perché alla fine credo che si possa ribaltare tutto. Io credo che alla fine, vedendo appunto la rosa e la squadra come gioca, credo che il Bassano poi alla lunga possa vincere il campionato. Addirittura? Sì, sì, sì. Propratia. Propratia, io l'ho vista la settimana prima contro la mia squadra, prima di prendere la squadra che sono andato a vedere. Non mi ha fatto impazzire, però è prima oggi. Sì, no, beh, dietro, pareggiato. Però nel completo ci sarà qualche cambiamento, qualche nuova che diciamo. Noi adesso secondo me dobbiamo fare il mercato in uscita, perché siamo entrati, siamo 26-27 giocatori. Una volta che si libera qualche posto, secondo me sì, può arrivare qualche una punta, punta centrale. Ma credo di sì. Una punta centrale forte
pezzo più grande di mercato. Sì. Quindi lui ci crede ancora che possa riformare quello che succede in Italia, ma le cose, perché adesso in questo momento è talmente che sia. Beh, adesso poi. Io credo che. Credo che sono i ragazzi che mi fanno stare tranquillo, ma sono le prestazioni che mi fanno stare tranquillo. Chiaro che poi il campo è il verdetto finale, però per quello che mi danno durante la settimana e per quello che vedo nelle partite ufficiali, credo che alla fine ce la giochiamo, ce la possiamo fare tranquillamente. Non mi preoccupo più di tanto, voglio dire.